Stefano Cambiaggi, capitano del Nicchio, ma chi è l'uomo Stefano Cambiaggi? L'uomo Stefano Cambiaggi nella vita, il percorso che ha fatto è sempre stato la ricerca del risultato che avevo come obiettivo e quindi credo che se devo indicare quella che reputo la mia dote migliore, sicuramente la determinazione. Cioè nel raggiungimento appunto dell'obiettivo non mollo mai, cerco sempre con il massimo sforzo, il massimo impegno di cercare sempre la soluzione giusta per arrivare alla fine del risultato. Così è stato nella vita, così è stato nei rapporti personali, è stato per il lavoro e per tutte le relazioni. Spero che sia così anche per il mondo del padel. Professionista affermato e molto conosciuto in città, lei come vede Siena in questo periodo? Ma sicuramente Siena in questo momento sta vivendo, c'è bisogno che lo sottolinei io, un momento molto particolare. Alle dinamiche generali si sono sommate le dinamiche locali di una crisi intensa a livello politico, a livello economico e quindi la città sinceramente in questo momento è in un momento davvero davvero particolare e negativo. Si spera che riesca a trovare al suo interno le energie migliori, le forze migliori per poter recuperare e poter rialzare la testa. In questo momento la fase è abbastanza critica. Senta, il Nicchio è una contrada molto numerosa. Secondo lei è più facile o più difficile fare il capitano in una contrada numerosa? Ma io credo che non sia il numero dei contradaioli, innanzitutto, anche questo è abbastanza scontato, ma va sottolineato, le contrade sono tutte uguali. Il discorso numerico è un discorso, è un dato in più o in meno che ci può essere. E credo che quello che conta è il sangue del popolo, cioè come sente la passione contrada, l'energia della contrada è il popolo. Ci possono essere contrade anche numericamente meno importanti e più piccole che comunque hanno una passionalità e un'energia vitale molto importante. Certo, se i numeri sono più grossi ci sono più problemi di gestione, però ripeto, conta il sangue del popolo. Senta, andiamo al momento in cui la commissione o comunque la contrada ha fatto il suo nome per la carica di capitano del Nicchio. Ecco, lei cosa ha provato in quel momento? Ma è sicuramente una grande gratificazione, contentezza, felicità e anche un po' di preoccupazione perché il momento era particolare, noi uscivamo da un'annata difficile a livello proprio elettorale per arrivare alla nomina di tutte le cariche sia di contrada che di palio, quindi era un periodo abbastanza travagliato. Il fatto che alla fine sia stata trovata una convergenza importante, perché ricordo la percentuale con cui sono stato nominato, era sicuramente importante e tranquillizzante sotto questo profilo, quindi grande soddisfazione e consapevolezza comunque di un compito molto impegnativo, come poi si è rivelato puntualmente. Perché poi c'è stato un momento in cui lei ha detto, beh, adesso sì, sono il capitano del Nicchio, no? E quindi diciamo si è aperta la fase, chiamiamola, della responsabilità. Sì, è proprio così, dopo l'insediamento a quel punto lì è iniziato il momento delle scelte. Bisognava imboccare e percorrere delle strade senza buttare via tutto quello che era stato fatto, recuperando quello che di valido avrebbe potuto continuare a portare elementi positivi alla nostra nuova conduzione e quindi valutare tutte le situazioni e iniziare a scegliere. Abbiamo cominciato a lavorare, a selezionare, a individuare i rapporti che ci interessava di più tenere in piedi, quelli invece un attimino da tenere un po' in secondo piano, è iniziato il percorso. Però ecco, la prima cosa è un ruolo che comporta delle scelte, bisogna prendere posizione e cercare di valutare sempre al meglio le conseguenze delle decisioni che si prendono. Senta, il suo ruolo innegabilmente passa anche per i rapporti con l'avversaria, visto anche le ultime, insomma, situazioni. Sì, l'avversario è una situazione abbastanza complessa, l'annata che si è chiusa l'annata scorsa è stata un'annata molto impegnativa sotto questo profilo, quindi preferirei non scendere nel dettaglio. Il Nicchio deve fare i conti con un avversario importante, noi siamo una contrada importante, l'avversario non è da meno e quindi il confronto a volte è impegnativo e bisogna tenere conto un po' di tutto. Senta, parliamo di Fantini, c'è un identikit del Fantino ideale di Stefano Cambiaggi?
Ma indubbiamente il primo requisito è tecnico, cioè ci vogliono delle doti, questo è un elemento inderogabile, delle doti di affidabilità e di capacità dalle quali non è possibile prescindere. E qui i soggetti ci sono che hanno dimostrato capacità superiori a altri e affidabilità anche sotto il punto di vista prettamente sportivo. Poi indubbiamente non basta, per il tipo di lavoro che faccio, per il taglio mentale, per il mio modo di essere, io preferisco persone dirette, affidabili anche sotto il rapporto umano, dove le cose vengano dette come stanno e cercare di trovare delle soluzioni condivise e che poi dopo vengano verificate e tornano le cose che abbiamo creato. Quindi senz'altro l'affidabilità anche sotto, oltre che sotto il profilo sportivo e tecnico, anche sotto il profilo umano per me è fondamentale. Senta, com'è cambiata, se è cambiata ovviamente, la sua contrada negli ultimi 20 anni? Ma credo che le contrade siano cambiate tutte, non solo la mia. I tempi cambiano e quindi le contrade non sono immuni dai cambiamenti della società, si portano dietro un attimino tutte quelle che sono le degenerazioni, tra virgolette, dei rapporti sociali e dei rapporti personali all'interno della vita comune di tutti i giorni. Senz'altro la contrada ne risente meno, comunque l'aggregazione, il vincolo di appartenenza è ancora saldo e fa la differenza rispetto a altri gruppi che si ritrovano con altre motivazioni. Qui il valore sociale, il valore proprio aggregante dello spirito contradaiolo senz'altro è ancora presente, anche se un attimino meno forte del passato. Ecco, secondo lei quindi c'è sempre questo spirito appunto sociale delle contrade, sempre presente nonostante i cambi? Ma sicuramente, perché al di là dell'attività paliesca, che resta sempre l'obiettivo principale dell'attività, ci sono aspetti molto importanti. Noi in particolare abbiamo delle commissioni molto attive sotto questo profilo, abbiamo la commissione appunto solidarietà che fa un lavoro importante con tante attività. Credo che questo aspetto sia andato aumentando mentre altre cose sono andate un attimino allontanandosi. Non scordi, questo è senz'altro invece un aspetto che è stato sicuramente incrementato. Teniamo conto che Nicchi, oltretutto alla Ollus, che svolge un'attività parallela e sempre con a braccetto con la contrada, e anche lì l'attività sociale è veramente molto importante. Senta, l'ultima battuta con lei, ha un episodio, un ricordo particolare che lega Stefano Cambiaggi a Nicchi? Ma io non andrei a cercare tanto lontano tutti gli episodi, praticamente io la mia vita l'ho sempre fatta in contrada, ho già ricoperto altri incarichi di contrada, sono sempre stato presente sia nei ruoli diciamo istituzionali che anche a livello di attività di frequentazione di contrada, quindi tutta la mia vita è stata caratterizzata dal rapporto con la contrada e anche adesso il momento da brividi ultimo che ricordo è l'estrazione appena realizzatasi, per la modalità con cui è venuta, per dei particolari che sono dei momenti che si fissano, ho detto, nella mente e nel cuore, è proprio così, sono delle sensazioni che rimangono dentro.